nostra rubrica C'era una volta. Io sono Costanza, Giorgia, Valerio, Elisa e benvenuta a te. Allora, la nostra bellissima rubrica intitolata C'era una volta. Dunque, anche questa volta cosa faremo? Inventeremo una storia. Mi raccomando, massimo impegno per voi e anche per te che ci segui. Ma, come già sapete, come si comincia la nostra fantasia? Con il riscaldamento. Molto bene, ormai già lo sapete, ditelo voi a me. Cosa dobbiamo fare? Chiudere gli occhi. Io ho gli occhi chiusi. Tu hai gli occhi chiusi? Avete tutti gli occhi chiusi? E tu hai gli occhi chiusi? Molto bene, puoi cominciamo. Mettere la testa sulla spalla destra. Testa sulla spalla destra. Sulla spalla sinistra. Testa sulla spalla sinistra. Tirarla indietro. Testa indietro. Aprire gli occhi. Testa in avanti. Apriamo gli occhi e diamo il via alla fantasia. Siamo pronti. Abbiamo bisogno di Ina la borsina, che è questa mia borsa magica su cui potete leggere C'era una volta, piena di cose, di oggetti fantasiosi. Molto bene, da questa bellissima borsa ognuno di loro pescherà qualcosa. Molto bene, Giorgia, comincia tu. Chissà cosa mai uscirà da questa borsa. Hai scelto una bambina. Intanto inizia a pensare al nome che dovrà avere questa bambina. Tu chi peschi o cosa peschi? Io pesco che cos'è, Valerio? Una scarpa. Ho già qualche idea. E tu? E tu cosa peschi? Una roccia. Ho già qualche idea. E tu hai qualche idea? Con una bambina, una scarpa e un orologio? Molto bene, sono pronta, non vedo l'ora di iniziare. Voi siete carichi? Sì. Diamo il via alla fantasia. C'era una volta una bambina, puoi anche darmela se vuoi, una bambina di nome... Claudia. Una bambina di nome Claudia che si trovava su una spiaggia bellissima a fare il bagno. E un tuffo dopo l'altro, fa prima un tuffo da quello scoglio lì, poi dopo corre e arriva nella sabbia lì. Si diverte tantissimo sulla nostra bella spiaggia. Solo che ad un certo punto il sole sta calando e ormai si è fatto tardi. La bambina cosa deve fare? Deve tornare a casa. Deve tornare a casa. Corre, esce dal mare, corre, arriva sulla spiaggia, inizia a cambiare il costume ad asciugarsi e ad un certo punto non trova qualcosa. Valerio, cos'è che non riesce a trovare la nostra amica? Non riesce a trovare la scarpa. Non riesce più a trovare le scarpe. Ah, questo è un mistero. È rimasta senza scarpe. E, visto che abbiamo anche un orologio, Elisa, dici, questa bambina ad un certo punto... Ha perso pure l'orologio. La nostra bambina di nome Claudia, che torna dal mare in cui si è divertita tanto, torna a terra, non trova una scarpa e non trova l'orologio. Ma cosa sarà successo, ragazzi? Ad un certo punto, guardate anche voi, guarda nella sabbia, che cosa trova? Le impronte. Trova le impronte di una scarpa. E poi trovo una striscia lunga che sarà forse l'impronta dell'orologio, cioè il cinturino dell'orologio. Insomma, ricapitoliamo. C'è una bambina che si chiama Claudia che è andata a fare il bagno in spiaggia, tornando non trova più una scarpa e il suo orologio. Ma non è possibile, cosa è successo? Sono scappate per fare una missione. Mi piace quest'idea. Ma sì, dai, a te piace l'idea di una missione? A me tantissimo. Molto bene. Abbiamo la bambina Claudia e abbiamo niente meno una scarpa e un orologio che hanno una missione da compiere. Oh, io ho un'idea per una missione. Ve la spiego. La nostra bella bellissima bambina Claudia, ad un certo punto decide di comprare un paio di scarpe nuove semplicemente perché quelle che ha non vuole più metterle. Anche se sono ancora belle. Mostrami la scarpa. Beh, questa scarpa è bellissima. È ancora tutta brillante, per cui non credo che sia vecchia. Però nonostante questo, Claudia decide di buttarle per comprare delle scarpe nuove. Mi mostri il tuo orologio, Elisa? Il suo orologio è vecchio? Vi sembra vecchio? No, sembra appena comprato. Però la nostra amica Claudia... Non ha abbastanza soldi.
non ha abbastanza soldi, però comunque vorrebbe comprarne un altro. E pensa che questo forse vorrebbe buttarlo. Ma secondo voi fa bene a buttare queste cose? No. E quindi la scarpa e l'orologio che fanno? Fanno la missione guarda oggetti. Mi piace questa cosa, mi piace davvero. La nostra scarpa e il nostro orologio si ribellano e vogliono fare una missione cerca oggetti perché forse vogliono far capire alla nostra amica Claudia che non che è non giusto. Non si devono buttare gli oggetti che sembrano nuovi. Mi piace Lisa, vuole far capire la nostra bella scarpa e il nostro orologio che forse in fondo non è giusto buttare le cose quando sono ancora buone. Probabilmente quando sono vecchie sì, non ci servono più, non servono più. Ma quando sono ancora buone, Giorgia, che pensi? Sarebbe il caso di continuare a usarle, vero? Sì. Bene, anche perché questa scarpa è ancora tutta bella brillantina, usa e il nostro orologio funziona ancora. Molto bene. Cosa fa la nostra amica senza scarpe? Corre, corre. E cosa segue? Le impronte. Le impronte lasciate dove? Lasciate al mare. Ok, corre, corre. Beh, adesso io non ho idea, secondo te. Dove arrivano queste impronte? Dai, pensate! Nella scogliera! Mi piace quest'idea, voi piace l'idea della scogliera? Molto bene. La nostra amica che si chiama Claudia arriva alla scogliera e cosa fa? Vede i suoi oggetti. Vede i suoi oggetti e corre. Sotto lo scoglio c'è un buchino dove vede un'altra impronta che trova dentro. Ok, mi piace questa idea, praticamente sotto lo scoglio. Claudia, vedi un buchino? C'è un passaggio segreto. Ma è fantastico, abbiamo un passaggio segreto sotto la scogliera. Che porta al mare dove potrebbe trovare la scarpa e l'orologio. Ma dove ci sono tanti oggetti in questo mare. Ah, ma degli oggetti. Molto bene, in questo mare c'è ad un certo punto una barchetta magica su cui vanno a rifugiarsi tutti gli oggetti che i bambini vorrebbero buttare. E quindi Claudia passa in questo passaggio segreto e scopre questa barca. E in questa barca cosa trova? Tantissimi oggetti. Elenchiamo. Una maglietta. Poi? Un pantalone. Poi? Gonna. Ma sono tutti oggetti che i bambini vogliono buttare? No. Oh, o che vorrebbero liberarsi? Sì. Vediamo, un pantalone, una gonna, un calzino, poi trova ovviamente una scarpa e un orologio. Ok, la nostra bambina va, corre, 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 arriva vicino alla barca e cosa fa? Ecco. Raccoglie tutti gli oggetti. E dove li mette? Dentro la sua borsa. Nella barca. Però io direi che la scarpa e l'orologio forse non ci vogliono andare. E cosa dicono? Un po' arrabbiati. Cosa dicono la nostra amica Claudia? Tu ci volevi buttare, quindi noi non veniamo con te. Ah, e la bambina cosa risponde? Cosa risponde la bambina? Pensiamo. Ah, io... Veramente volevo fare la missione per mettere tutti gli oggetti che noi buttiamo da parte. Ok. La bambina dice, sì, forse io ho riflettuto e ho capito, quindi voglio fare anch'io la missione con voi, voglio riportare a posto tutti gli oggetti, dunque, caro orologio, cara scarpetta, per favore? Potreste ritornare da me. E la scarpa dice, va bene, io ritorno da te, però tu... Tu devi prendermi e devi prendere anche il mio amico orologio. Perché loro vogliono essere ripresi? Perché in realtà loro... Sono come nuovi. Sono nuovi. E quindi funzionano ancora. La bambina ci pensa. All'inizio dice... no, io veramente però ho visto un orologio nuovo e vorrei prenderlo. L'orologio dice... Ma scusa, ma io sono ancora nuovo, tanto bellino. Perché non è giusto? E la bambina Claudia dice... Va bene, ho capito forse che... È giusto utilizzarti ancora perché funzioni. Quindi, di fretta e furia perché sta arrivando un mare agitatissimo, sta arrivando una super onda. La bambina si carica in borsa tutti gli oggetti e li porta a terra. E poi però cosa deve fare? Li deve restituire a tutti quanti. Bravissima, molto bene. Quindi inizia a prendere una gonna e la porta a quella bambina lì giù. Vieni Pippa, come ti chiami? Francesca. Francesca, vieni, devo restituirti la tua gonna. La bambina dice... Ma io l'avevo buttata. E
Claudia cosa risponde? Sì, l'avevi buttata, però... Noi stiamo facendo la missione del riguardo oggetti. Ok, stiamo facendo la missione guarda oggetti e recupera oggetti. E la bambina dice, va bene, ho capito, in fondo questa gonna poi tanto vecchia non era. Vuol dire che continuerò ad usarla, oppure la potrò usare per le mie bambole. Molto bene. Poi dalla sua borsa recupera... Cos'è questo? Un pantalone. Tu invece cosa vedresti da questa barca? Un pantalone? Un telefono. E un telefono. Ok, cosa fa con questi due oggetti? Li porta quel bambino che si chiama Giovanni. Che sta lì dietro di te? Dietro di te, portali tu, lanciali. Ecco, ok. E cosa dice la nostra amica Claudia al suo amico Giovanni? Cosa dice? Tieni le tue cose. Ok, ma e non le butta. Capita mai di buttare qualcosa quando poi in realtà sono oggetti ancora buoni? Beh, in realtà capita un po' a tutti. E alla nostra cara amica però è capitato di fare una missione da cui imparerà tantissime cose. Alla fine nella sua borsa recupera la sua cara scarpina che reindosserà, così come il suo caro orologio. Lei è contenta, ha capito da questa missione che a volte gli oggetti possono continuare ad essere usati perché sono ancora buoni e che non occorre sempre comprare cose nuove. E dunque qui io ci vedrei, secondo te cosa? Ormai mi conosci. Cosa dobbiamo, in che modo chiudiamo questa storia? Con una rima. Scrivendo il titolo. Il titolo lo facciamo in rima? Tipo filastrocca? Sì. Sì, lo sapete, è una delle cose più belle che si possono fare. Allora, in questa storia una bambina abbiamo incontrato. Che la sua scarpa ci ha portato. Ci ha portato e un orologio ha comprato un orologio ma l'ha ripreso perché la missione era importante. Tutto è tornato uguale e sereno. Torniamo indietro. Adesso dobbiamo fare il titolo. La filastrocca ci deve portare un titolo. Questa storia si intitola... La missione salva oggetti e la bambina... Claudia. La bambina Claudia che recupera... Gli oggetti. Tu che dici? C'è qualcosa che non mi torna. Diciamo tutti insieme. Allora... La missione salva oggetti con la bimba Claudia che aiuta tutti gli oggetti. Io metti. Ok, allora, dai, abbiamo qui il nostro libro su cui dobbiamo riscrivere la nostra bella storia. Abbiamo il pennarello. Allora, chi inizia a scrivere? Elisa. La missione salva oggetti. Ci piace questo titolo. La missione salva oggetti. Navigando con la fantasia, siamo arrivati addirittura ad una missione salva oggetti. Salva oggetti. E tu non buttare nulla, lo prometti. La missione salva oggetti. E tu non buttare nulla, lo prometti. E mi raccomando, ora leggiamolo insieme. E tu non buttare nulla. E adesso passi il pennarello a Giorgia. E tu non buttare nulla, lo prometti. Siete pronti a leggerle insieme? Sì. Anche tu, mi raccomando, leggiamo tutti insieme. Uno, due, tre. La missione salva oggetti e tu non buttare nulla, lo prometti. Ci salutiamo e come diceva Gianni Rodari, anche inventare storie è una cosa seria.